oggi chiamo, potrei chiamare qualcuno della TV. In effetti, vediamo un po'. Ah sì, però in TV non ci vanno gli occhiali, no, no. E soprattutto dobbiamo avere un taglio televisivo. Potremmo chiamare Luca Galtieri, di Striscia, personaggio eclettico. Magari, boh, chissà, mi risponde. Vediamo un attimo. Facciamo però i televisivi oggi. Buongiorno Luca, innanzitutto come stai? Ciao Livio, che bello vederti, anche così, virtualmente, a distanza, ma ci vogliamo sempre bene. Beh, tu sai che io abito a Lazio, Paradiso qua, diciamo, è una piccola isola felice, nonostante abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo delle problematiche non facili, stiamo cercando di superare questa difficile situazione che purtroppo qualcuno ha creato. E da lì non vado avanti, sto appunto. Scusa, Andre, scusa, ma perché lui sembra Blade Runner ma lo vedevo guardare qua. Luca, dove sei stato in questi momenti? Hai visto l'Italia piena di esempi di solidarietà e tu cosa ne pensi? Dove sono stato, eh? Sono stato ad Alassio, Baia del Sole, provincia di Savona. Cari piemontesi, tornatene, eh? Abbiamo bisogno di voi. Adesso, appena sarà possibile, vi aspettiamo qua ad Alassio, con tutte le attenzioni. E che ti devo dire? Che ti devo dire? Anche noi qua abbiamo vissuto e stiamo vivendo un momento non facile, e quindi la solidarietà è fondamentale, l'unione fa la forza, bisogna restare uniti e soprattutto non farci prendere troppo per il culo. Bip! Cioè io sembro chi smilicia qua. Sei un grandissimo mattatore televisivo, sei un grandissimo mattatore dal vivo, ma la gente tornerà a seguire i concerti o tutte le tue invenzioni estive che ti porti negli anni dietro e in tutte le spiagge che ti vedono arrivare con i tuoi eventi e i tuoi momenti di festa. Caro, caro amico mio, ma fare spettacolo. Quest'anno a quanto pare non ci sono gli strumenti, non ci hanno dato ancora indicazioni. Dunque, noi che organizziamo anche eventi, come tu sai, dal 1993, pensa io e Marco Dottore uniti e compatti più che mai, sempre a girare l'Italia, ogni piazza, a saltare con aziende, abbiamo fatto veramente di tutto. Quest'anno la vediamo un po' buia la situazione. Quest'estate sarà un'estate un po' tranquilla. Speriamo di no. Però per adesso non sappiamo come muoverci, qualche idea ce l'abbiamo, ogni tanto azzardiamo, pensiamo, proponiamo, ma poi ci dicono, ma dall'alto ancora non ci sono risposte. Quindi l'attesa, ma in questa attesa cerchiamo di mettere giù nuovi progetti che possono essere, speriamo, nel prossimo futuro realizzati. L'entusiasmo, una volta che potremo scendere in piazza e di nuovo organizzare eventi, secondo me tornerà più bello di prima. Allora, si fa così? Ok. Tu sei già molto presente sul web con i tuoi programmi, sei in televisione, ma secondo te il pubblico cambierà modo di fruire, lo spettacolo? E quindi cambierà il suo gusto? Avremo modo di proporre cose nuove? Allora, il TG Events è un portale giornalistico di Web TV che nasce nel 2007, dunque abbiamo deviato, spostato una parte d'attenzione organizzativa di eventi sulla parte produzione televisiva, anche perché siamo detti, ma organizziamo tanti eventi in giro per l'Italia, riprendiamoli, già i nostri sono già un prodotto televisivo. Così abbiamo fatto, poi abbiamo trovato collaborazioni, tanti artisti che esternamente collaborando con noi hanno cominciato a dire ma che bello il programma, ok allora ti mando una rubrica io, una rubrica lui e alla fine è nato questo TG Events che è diciamo un contenitore a sorpresa settimanale, 18-20 minuti la durata del programma, lo conduco io con Elisabetta Mandraccio che è una giornalista meravigliosa, una collega stupenda che adoro, anche lei conosciuta nel lontano 1992 e le amicizie vere rimangono sempre forever. Dunque il programma continua, va in onda su 85 emittenti a copertura nazionale.
internazionale, più va su Canale Italia, su Bunciane, su due reti nazionali, insomma ci crediamo, un piccolo, diciamo, una piccola isola felice nostra dove possiamo all'interno inserire solo cose positive, non parliamo di politica, parliamo solo di cose belle e di eventi soprattutto a 360 gradi. Altro che ti devo dire, ah, tu mi hai fatto la domanda se i gusti potranno cambiare, i gusti del pubblico, il pubblico si abitua alle cose belle, cerchiamo di fare cose belle, caro Livio. Magari in questa pausa cerchiamo di crearne ancora nuove, sempre più belle, di pensare che dall'altra parte c'è qualcuno che ci ascolta, che ci guarda, e basta fare questi spettacoli dove diciamo vince l'urlatore o chi urla di più o chi mugugna di più, come dicono in Liguria, il mugugno. Cerchiamo di essere positivi, solari, belli spettacoli fatti bene, almeno da parte nostra. Poi sicuramente penso che anche tanti colleghi in questo momento stanno rivisitando il proprio repertorio per proporsi al meglio appena ci sarà data l'occasione. C'ho la testa che gira. Luca, l'ultima volta che ci siamo visti mi hai chiesto come scenografo un grande jukebox che potesse contenere Nando. Volevo capire una cosa, ma Nando ne era al corrente? Ecco, hai ragione, il jukebox è il mio sogno e tu l'hai spifferato così adesso pubblicamente a tutti. E rivisitare il vecchio caro jukebox con una sorta di jukebox gigante dove all'interno escono questi cantanti, alcuni veri originali di quegli anni, alcuni giovani che possono interpretare i grandi successi per rilanciare quello che è stato e non dovrà essere mai dimenticato, cioè l'epoca del jukebox, dove tanti cantanti ancora oggi sono nati da quella scatola magica, e io che sono un pochino più giovane, comunque l'ho vissuta anche io, però mi ricordo, mi piacerebbe trasmetterla e comunicarla ai più giovani come ricordo piacevole. Caro Livio, siamo giunti al termine dell'intervista, che ti devo dire? Ti saluto, ti abbraccio, ti voglio bene, scusa che è stata un'intervista un po', diciamo, sofferta, perché ci siamo rincorsi, io sono sempre un po' incasinato, ma tu ti stai andando a fare la grande, stai intervistando tantissimi colleghi, tanti bravi attori, tanti bravi artisti, dunque vai avanti così. Abbiamo scoperto un Livio conduttore, un collega. Livio, da collega a collega, grazie di tutto, ciao. Eccoci ritornati, mamma mia che impegno. Fare la televisione è una cosa complicatissima, veramente. Avevo tutto che girava, un macello. Comunque, volevo rassicurare Luca, non ti preoccupare, non te lo rubo il mestiere. Non c'è pericolo che continui a fare televisione, nessun problema. Torno dietro le quinte, come mi compete. Un salutone grosso, grazie ancora. Ciao Luca, a presto.